futuro diverso da quello che si prospetta è possibile. Ovviamente abbiamo dovuto optare per un sit-in, quindi una manifestazione, diciamo, sedentaria. Però comunque abbiamo accolto tanta partecipazione, di questo siamo molto soddisfatte e soddisfatti, così come siamo molto grate e grati di questa opportunità. È uno sciopero globale, perché in tutto il mondo oggi è stato organizzato prettamente dal gruppo Fridays for Future, ma anche da altri gruppi, perché gli ambientalisti siamo tanti. L'importante è avere come obiettivo comune la salvaguardia della vita su questo pianeta, perché non è la Terra in pericolo, ma la nostra umanità, sono gli equilibri che ci tengono in vita. Innanzitutto quello di riconoscere la crisi climatica ed ecologica come una vera e propria crisi, un po' come la pandemia avrebbe dovuto insegnarci. La crisi climatica ed ecologica è in atto ormai da decenni e gli scienziati ci dicono da decenni che dobbiamo cambiare rotta, così come ancora prima di loro tantissime popolazioni native ed indigene profetizzano e spingono le persone ad attivarsi, salvaguardando loro in prima persona l'ambiente tutto. Noi chiediamo l'abbattimento totale delle emissioni di CO2 ai grandi, ai potenti, a chi detiene purtroppo il potere socio-economico di questo pianeta, più che altro della società umana. Non vogliamo aspettare il 2030, non vogliamo aspettare il 2050, ci serve una mobilitazione adesso. L'Unione degli Universitari di Messina segue il percorso di Fridays da tempo, da quando è nato. Siamo scesi oggi in piazza per rivendicare come il modello economico che si porta avanti evidentemente non è sostenibile. Siamo qui per ripensare un futuro che sia sostenibile per il pianeta e sostenibile economicamente in generale. E sull'università abbiamo un programma che vede l'università come un'università a impatto zero, che cerchiamo di portare avanti ogni giorno nell'attivismo sindacale che portiamo avanti. Abbiamo intenzione ovviamente di continuare a sensibilizzare la cittadinanza, a renderla partecipe, capire che a Messina non è vero che non ci sono possibilità di fare qualche cosa, e quindi organizzare assemblee, banchetti, attimi ricreativi, momenti di anche riuso, riutilizzo, di autocoscienza e anche di formazione, autoformazione. Comunque sono tantissimi i modi con cui si può fare attivismo, non per forza scendendo in piazza.